modi per incontrarsi in comunità in cui qui si parla poco e si lascia tanto spazio di là per chiacchierare. Benvenuti a tutti al primo appuntamento dell'archivio, o meglio l'ultimo di questo anno. Non c'è ancora stata la Shoshana. E quindi la Shoshana ci gioca il tiro di essere a fine settembre, per cui noi riusciamo a fare a settembre l'ultimo incontro prima del nuovo anno, con un libro che ha una storia particolare, che parla dell'osservanza delle feste iniziando proprio appunto da Rosh Hashanah. Del libro io ho poco da dire, lascio a chi ha più titolo di me, quello di cui sono molto contenta di avervi qua per festeggiare l'inizio della collana dei quaderni dell'archivio, che è un'iniziativa, diciamo, che l'archivio pubblicasse non è nuovo, ma averlo in una collana e che abbia sempre il medesimo editore con un comitato scientifico che possa fare il referaggio è una cosa importante, perché vuol dire che siamo in grado di pubblicare delle opere scientificamente valide. Il primo volume, quello che presentiamo questa sera, Ralph Sommek ha trovato in uno scatolone questo manoscritto non ha resistito dal concursarlo, studiarlo, e ne è venuto fuori il volume. A presentare il volume abbiamo Rad Di Porto e il professor Cavaglion, noti ai più, siamo sempre i soliti, ma siamo molto felici di essere tutti insieme. Per chi vuole sostentarsi durante, prima e dopo, abbiamo qualche rinfresco che Anna gentilmente ci aiuta tutte le volte a preparare. E lascerei subito la parola, com'era l'ordine? Buonasera a tutti, ringrazio anzitutto per l'invito, per questa presentazione. E come vedo, molti di voi già conoscono questo testo, perché lo abbiamo studiato durante questi mesi nella Seudah Chassidut. Il sabato pomeriggio al Beit HaKnesset, come sapete, abbiamo sempre un momento di studio, e quindi durante questi mesi, insomma, che ci avvicinano poi ai Muadim, durante l'estate abbiamo studiato questo testo di Rav Amar. Ci siamo interessati principalmente della seconda parte del libro, cioè da dire del testo in sé per sé, che consiste appunto in due scritti. Un primo testo intitolato Mishneh et Hamoadim, sull'osservanza delle feste, descrizione delle festività, digiuni e giorni distinti di culto ebraico nel corso dell'anno, e un secondo testo invece che abbiamo affrontato per primo, che è raccolta di regole delle cerimonie religiose da osservarsi nelle sere 14, 15 e 16 di Nissan. Quindi il tema è quello dei preparativi per Pesach e del Seder di Pesach. Appunto, durante quel periodo dell'anno, all'inizio del primo incontro che ho fatto sulla Shishit, abbiamo studiato questa parte del testo. Quindi i presentatori del Pesach in realtà lo conoscono abbastanza puntualmente, cioè durante questi mesi abbiamo affrontato quasi tutto il testo. Insomma, adesso durante queste settimane ci stiamo interessando appunto dei Muadim che stanno per arrivare, quindi dei Muadim autunnali. Per questo volevo dedicarmi piuttosto alla prima parte del testo che Sommek ha scritto, e in modo particolare il saggio introduttivo che appunto Sommek ha scritto con grande sapienza, a mio avviso, riguardo al ebraismo alessandrino, riguardo alla figura di Rav Amar, che appunto è l'autore di questi testi, come vedremo, e più in generale al clima culturale rabbinico che c'era in Italia, in Europa, durante quel periodo storico. Cioè ci troviamo all'inizio dell'Ottocento in un momento di passaggio molto, molto importante, cioè il periodo di emancipazione, con l'uscita degli ebrei dai
dai vecchi. E questo, da un punto di vista del bingo, è un momento cruciale, estremamente interessante, estremamente importante, perché c'è appunto la riforma che aleggia sul bingo italiano. Insomma, la situazione attuale non è assolutamente nuova e appunto bisogna ragionare su come il coordinato all'epoca si è confrontato con il problema della riforma, in modo particolare, su questo la Sonia, a mio avviso, scrive molto bene, il rabbinato abbia deciso di impostare in un determinato modo preciso gli studi ebraici. Il discorso è di cruciale importanza anche al giorno d'oggi, cioè dietro ai programmi scolastici, cioè dietro a quello che poi i bambini studiano, abbiamo una certa visione dell'ebraismo, cioè per cui leggendo quelle pagine chiaramente il pensiero va subito a quello che avviene all'interno delle nostre scuole al giorno d'oggi, che differenze ci stanno. Un passaggio fondamentale, per esempio, è determinato dal distacco che si consuma rispetto ai testi tradizionali. Spesso mi trovo a parlare di questa cosa con la Sommer, cioè il lavoro di mediazione che facciamo nel nostro lavoro al vino, cioè perché non possiamo più, diciamo, somministrare un testo così come è stato scritto direttamente, e è necessario per qualsiasi cosa, cioè per la rilasciare la Knesi, per una lezione, fare anzitutto un lavoro di traduzione, cioè perché le persone non sono più in grado di comprendere i testi così come sono stati espressi, per cui un qualsiasi versetto, anche banale, che viene citato all'interno di un qualsiasi discorso deve essere tradotto. E poi anche una traduzione a livello concettuale che renda i concetti che vengono espressi in termini tradizionali comprensibili per le persone, e spesso è necessario con un passaggio ulteriore che li renda comprensibili per l'uomo contemporaneo. E quindi alla fine dobbiamo fare una serie di semplificazioni, di censure rispetto al testo, per fare in modo che in qualche modo sia nelle corde delle persone e di fatto violentando il testo. E all'interno dell'introduzione vengono citati in vari passaggi dei programmi di studio, ad esempio mi viene in mente quello del Talmud Torah di Ivrea, citato a pagina 35, no? La comunità di Ivrea poteva vantarsi di avere una scuola religiosa frequentata da 15 allievi in cui si insegnavano la lingua ebraica dai primi elementi fino alla traduzione della Bibbia, i commenti di Rashi, il manuale del calcio, quindi lo Shulchan Aruch, la lettura e la traduzione del Hok Israel, insomma è un'antologia di testi rabbinici che viene affrontata nel corso della settimana, cioè per dare un'idea di studio completo, la lingua italiana, l'aritmetica e la calligrafia. Cioè evidentemente in questo tipo di formazione lo studio rabbinico su fonti tradizionale assume totalmente la parte del leone, e si studiano pure altre cose, cioè italiano e matematica, ma la cosa principale è lo studio delle fonti tradizionali. Oggi non è più possibile fare un discorso del genere, parliamo di scuole verificate, programmi ministeriali, eccetera, eccetera. Però per rendere l'idea, insomma, voi, tutti voi avrete avuto dei figli a scuola, noi alla scuola ebraica abbiamo 5 moduli a settimana di ebraico ed ebraismo alla primaria, per un totale di 4 ore, 2 di cultura ebraica e 2 di lingua, e alle medie 1 ora di cultura ebraica e 2 di lingua. Poi facciamo certi notali, insomma, per ritagliare altri spazi delle altre materie, per cui storia diventa scuola ebraica, matematica diventa matematica ebraica, però insomma il discorso è questo sostanzialmente, cioè il tempo che viene dedicato allo studio è molto poco, anzitutto. Come capitalizzare al meglio questo tempo? È un problema micidiale, cioè cosa andiamo a preferire? Andiamo a preferire appunto lo studio delle fonti, allora se dobbiamo fare in un'ora a settimana lo studio del testo, faremo 3 versetti durante tutto l'anno, cercare di trasmettere delle idee, considerare anche la natura della scuola.
scuola. Pensate ad esempio, qui abbiamo una scuola che non ha solamente, come sapete, studenti ebrei, accogliamo tutti quanti. Che tipo di messaggio andiamo a trasmettere? Questo è un problema micidiale, cioè ci confronto tutti i giorni, cioè alla fine sono colui che risponde in qualche modo di quello che viene insegnato nella scuola, e tutte volte mi chiedo, ma stavo facendo bene quando assumo certe decisioni? Cioè, per esempio, noi cerchiamo di dare negli anni un panorama della Torah, ci riusciamo a malapena in base al tempo che abbiamo, proprio perché abbiamo un pubblico prevalentemente non ebraico, e la formazione appunto rispetto alla HAP per noi è assolutamente fondamentale, avviene nel corso di Bar Mitzvah e cose del genere. Ma appunto, leggendo queste testimonianze, ci troviamo di fronte a una situazione totalmente differente, lontana anni luce da quella attuale, e ci sono tutta una serie di cause storiche e motivi contingenti per cui è così. E il testo di Rabbanare è molto interessante, perché alla fine con ogni probabilità si tratta di un libro per gli insegnanti, insomma, cioè non si tratta del libro di testo che veniva affidato al bambino che doveva studiare direttamente, ma di un libro nel quale sono contenute le informazioni che poi devono essere trasmesse all'allievo secondo uno schema predeterminato. Per cui questo testo, nella sua brevità, ci dà un'idea rispetto a un aspetto della cultura ebraica che sono le festività, sapendo quali sono le nozioni che poi venivano trasmesse ai bambini, ai ragazzi, durante il loro studio. E in questo Rav Amar dà una idea, insomma, di una cultura rabbinica ampia, nella quale c'è una conoscenza sicuramente delle fonti tradizionali, e appunto c'è un'aderenza a queste fonti. Cioè, attraverso l'esposizione ci accorgiamo in maniera molto, molto evidente del fatto che maneggiasse i testi originali con una conoscenza diretta, e non si vede tanto appunto quel lavoro di mediazione culturale, traduzione, che siamo costretti a fare al giorno d'oggi. Cioè, ripeto, gran parte del lavoro è questo, cioè per cui di farsi a letteratura secondaria, e questo è un qualcosa che ne parlavo sempre con insomma qualche giorno fa, soffro sempre di più, insomma, cioè di dover fare questo tipo di lavoro senza lavorare piuttosto sul cercare di portare le persone ad affrontare il testo direttamente, percependone le criticità e comunque riuscirlo ad apprezzarlo a pieno. Cioè, per esempio, sapete che le lezioni del mercoledì sempre di più sto cercando di fare uno studio sistematico di brani talmudici abbastanza semplici, proprio per partire dal testo ebraico e mettere a contatto con il testo le persone. E qui chiaramente c'è una scelta, perché lo studiare il testo direttamente dall'aramaico vuol dire poi alla fine dell'anno aver fatto meno materiale rispetto a quello che si dovrebbe fare con la lezione strutturata a tavolino, dove vengono presentate tutta una serie di fonti. Questo probabilmente da un punto di vista intellettuale può essere più affascinante per le persone, può portarle di più sicuramente a rimanere appunto affascinate dalla cultura ebraica, tutta quanta la sua bellezza. Però credo appunto che questo aspetto è un aspetto sul quale dobbiamo riflettere. E il testo di Rav Amar appunto è interessante secondo me, perché riesce a mostrarci come questa sintesi è stata effettuata in un periodo storico molto difficile per l'ebraismo italiano, e come appunto sia stata superata brillantemente questa crisi. Insomma, cioè il fatto che la riforma poi non sia riuscita a prendere piede con forza in Italia è dovuta anche a questi ragionamenti, senza ombra di dubbio, e ad ordine del genere. Non si tratta in fondo di un testo forse molto interessante rispetto agli strumenti che abbiamo, oggi abbiamo internet,
le nostre capacità probabilmente si sono moltiplicate, cioè le nostre possibilità di accedere a qualsiasi testo della tradizione rabbinica in ebraico, in traduzione, è sicuramente aumentato. Cioè, pensate a quello che sta avvenendo in questi anni con la traduzione in italiano del Talmud, un'opera collettiva notevole che sta impegnando il rabbinato italiano in maniera molto forte. Sicuramente negli anni a venire vedremo i frutti di questa traduzione. Poi possiamo discutere se si tratta di frutti positivi o meno, perché forse le persone saranno meno portate ancora ad approcciare direttamente il testo aramaico, ma la quantità di informazioni che si stanno mettendo nel sistema dà l'idea di una vera e propria rivoluzione. E quindi sicuramente questa lettura può essere una lettura sicuramente piacevole. Ripeto, il saggio introduttivo è veramente notevole, cioè sia per la presentazione del alessandrino, ma soprattutto per la presentazione del clima che c'era nel rabbinato all'epoca, con riferimenti rabbinici che sicuramente interesseranno il lettore. Vengono citati insomma tutti i grandi del 700 e del primo 800 italiani. Questo ci ricorda pure che abbiamo una tradizione rabbinica sicuramente gloriosa che dovremmo coltivare. Negli anni della Sogna che abbiamo fatto tanti tentativi in questo senso, insomma, durante le lezioni del sabato pomeriggio, del venerdì, di presentare appunto insegnamenti tratti dalla tradizione italiana. Proprio per questo è una tradizione gloriosa e vogliamo, credo entrambi con tutto il cuore, che questa tradizione possa continuare ancora per tanto tempo. Grazie. Buonasera a tutti, io mi trovo in un fortissimo imbarazzo di fronte con tanto senno e quindi la prima cosa che devo dire è mettere le mani avanti per la mia incompetenza. È un libro di altissima dottrina nell'introduzione dell'apparato di note, ma avendo più confidenza con apparati di note di testi di letteratura di storia della lingua, si rimane ammirati dalla dottrina e della capacità di fare commenti che, detto con molto distacco, è l'arte più bella che si possono scrivere dei saggi, si possono scrivere delle storie, si possono scrivere delle biografie, ma quale che sia il testo che si voglia studiare, si voglia pubblicare, addestrarsi, esercitarsi nelle note è un sano e igienico esercizio che tutti prima o poi per qualunque testo dovremmo fare, anche perché con le note e con i commenti si fa presto a sbagliare, perché se non si sa commentare una cosa si salta alla cosa dopo e poi subito qualcuno ti dice ma perché non hai svelato la fonte di quel passaggio, di quell'altro. È breve, è un testo, quello di cui parliamo questa sera, un testo breve ma in sé, ma l'apparato che lo accompagna è ricchissimo. C'è una parte, un'introduzione che è molto di più che una presentazione del testo, è un saggio dedicato ad alcune figure di grande rilievo dell'ebraismo piemontese e in particolare anche alla storia della cultura ebraica nel periodo di transizione. Tra l'altro, la prima cosa da osservare per l'Ottocento, ma anche per la fine del Settecento, è che qualunque edizione di testi possa aiutare a fare luce su quel mondo che oggi ci sembra così lontano, deve essere benvenuto. Prima di qualsiasi sintesi, magari disponessimo di edizioni di testi più numerose. Il testo di cui parliamo stasera si incrocia, e questa è forse anche la ragione per cui posso dire qualche cosa anch'io, si incrocia con il testo di un bambino che era Rav che ha l'amabilità di ricordare in alcune delle sue note, che avevo pubblicato grazie a Raffaello Ghirelli che sta là, cioè il giornale di un bambino che nel 1822 da Chieri si trasferisce ad Asti e tutte le settimane manda un piccolo diario a casa con le notizie del periodo appunto della transizione. Siamo nel 22, cioè si era appena chiusa l'esperienza della prima liberazione dei ghetti, si era all'indomani della restaurazione, e nel mondo della scuola, che è quello che rende i due testi vicini,
qualche cosa stava avvenendo, una lenta trasformazione negli usi, nelle tradizioni e anche nei metodi di insegnamento. E uno dei temi che più mi interessano per l'ebraismo ottocentesco è proprio la struttura della scuola e più ancora, più recentemente, sulle grammatiche. Sappiamo molto poco su come si studiasse l'ebraico e che tipo di grammatiche, quasi sempre le stesse nell'Ottocento, stampasse l'antenato del Colforte, che già allora provvedeva tutte le comunità di grammatiche, di testi. Tutto ciò che praticamente usciva nell'Ottocento passava lì. Dal punto di vista diciamo della storia generale, i documenti e le lettere che vengono qui trascritte offrono anche notizie, spigolature molto divertenti e simpatiche, per esempio per chi, visto che la nostra presidente è genovese di origine, a me ha molto colpito questa lettera del settembre del 1778, dove si descrive un grande viaggiatore, Chaim Yosef David Azulay, che va in visita ad Alessandria e deve poi proseguire all'indomani da Genova e nel 1778 fare quel tragitto che oggi facciamo in un'ora di treno, è un'impresa spaventosa, e difatti il signore era terrorizzato e non se la sentiva di farlo da solo. Si stabilisce in una locanda confortevole, però poi lui dice ero preoccupato per il successivo trasferimento a Genova, chi sarebbe venuto con me? All'improvviso il figlio dell'ospite mi disse: il rabbino e suo figlio mi hanno incaricato di venire con te fino a Genova e di mettermi al tuo servizio. Quindi questo viaggio viene fatto con l'aiuto, ci fa capire molte questioni. Ma rimaniamo al tema della scuola e delle discipline studiate nelle scuole delle comunità piemontesi a cavallo tra la restaurazione, la fine del periodo napoleonico e l'apertura dei ghetti. È un lungo periodo di transizione in cui il travaso di conoscenze incomincia lentamente a entrare. E giustamente Rav Somek nell'introduzione, nelle note che mette, punta il suo obiettivo sulle materie di tradizione, sull'insegnamento, su come venivano orientati i cicli di studi dai bambini più piccoli e quelli più grandi, qual era lo sviluppo, la progressione delle conoscenze. Gli studenti, giova ricordarlo, che tra il 22 e il 48 e poi ancora per almeno un ventennio erano perfettamente trilingui, qualcuno anche sapeva un po' di francese, ma sapevano maneggiare bene l'italiano, l'ebraico, il dialetto piemontese benissimo e qualcuno, ad Asti per esempio si vedeva bene, anche qualcosina di francese. La cosa che mi ha stupito nei testi pubblicati qui è che la lingua adoperata da chi scrive è una lingua dotta, dove non posso sbagliarmi, ma chiedo conferma, dove non si vedono nella trascrizione dei vocaboli, anche quelli più oscuri, non si vede nessuna inflessione dialettale, nessuna traslitterazione di parole ebraiche adattate al dialetto piemontese, il che potrebbe far pensare che Alessandria fosse una realtà un po' diversa rispetto ad Asti, dove c'era un collegio e dove c'erano maestri che venivano da altre parti e che quindi forse, diciamo che dal punto di vista linguistico, i testi che sono qui pubblicati trasmettono una straordinaria conoscenza dell'ebraico e dei testi, è un italiano classico, scolastico, senza nessuna inflessione né verso il francese né verso il dialetto. Casomai trascrizioni, Rav Somek nelle note si sforza di interpretare passaggi oscuri, trascrizioni di mesi, di festività che possono avere etimologie diverse, possono risalire a fonti e radici di parole ebraiche, ma trascritte o semplificate nell'italiano in modo magari difforme rispetto ad altri testi. Ma quello che è importante e che mi interessa più da vicino, do per scontato che nelle scuole di quegli anni vi fosse il problema di insegnare a
a leggere i testi, a commentarli, a seguire il calendario, le festività da un punto di vista tradizionale, a me interessa seguire nel corso di un trentennio il grado di permeabilità, cioè che cosa entra dentro le scuole prima del 48, che cosa si leggeva di letteratura profana, di testi di svago, di puro intrattenimento, testi per bambini. Il giornale di Emanuele, a cui facevo riferimento prima, fa da alcune fonti che spesso coincidono. Ce n'è una nella nota che mi ha molto colpito, perché non ci avevo pensato allora quando avevo annotato, quando si parla della storia di Amman, e cioè si descrive la irresistibile ascesa di un tiranno, potremmo dire oggi, e l'altrettanto repentina sua disgrazia, il piccolo Emanuele, aiutato da un bravo tutore che gli faceva leggere anche altre cose, cita la Gerusalemme liberata e la famosa e quasi proverbiale frase passata poi in tutti i proverbi, la sapienza popolare piemontese dell'Ottocento e ancora del Novecento, e cioè: ai voli troppo alti e repentini sogliono i precipizi essere vicini. Che poi nella sapienza dei nonni, anche in mia nonna, chi troppo precipitosamente sale è precipitosamente cade, che sono le sorti degli uomini politici, dei dittatori, anche uno squarcio sulla vita dei nostri giorni, insomma, vite carismatici che pensano a vedere l'universo mondo, perché possono un momento dato. E la cosa che qui è notevole nella nota è il richiamo testuale al libro di Esther, che dà il primo assaggio di quello che poi nella seconda metà dell'Ottocento sarà un esercizio comune: trovare delle affinità tra i classici della letteratura, il tasso naturalmente va alla grande, è quello più usato, ma poi più tardi Manzoni, Leopardi soprattutto, cioè quali sono i terreni comuni che possono unire i classici della letteratura italiana al libro di Esther, o soprattutto a Coelho, che è quello, diciamo, che offre di più, che offrirà di più un denominatore comune e un elemento di raccordo. C'era molto di più, non si vede qui, ad Asti invece è molto presente questo problema, ancora di più lo è a Vercelli. Asti e Vercelli sono le due città che avevano un insegnamento elevato, avevano due collegi dove si formano, Vercelli soprattutto, i massimi rabbini dell'Ottocento e del Novecento, e anche uomini politici, prima si parlava di Sacco Arti, si forma in quelle scuole lì. Più che ad Alessandria si pone il problema dei problemi, che è l'ingresso, il primo accesso ai classici della letteratura greca, e della letteratura greca soprattutto del latino, lingua proibitissima e per cui si rischiavano grossi pericoli se si faceva passare prima del 48 un insegnamento o qualche cosa della lingua latina. Questo spiega poi, dopo il 48, la corsa precipitosissima dei figli del ghetto più svegli, più interessati alla cultura umanistica, che potremmo dire per pura lo spirito di rappresaglia, corrono a iscriversi a università aperte e diventano straordinari studiosi di letteratura greca, di storia romana, di lingua latina. Non si spiegherebbe altrimenti perché nella seconda metà dell'Ottocento, proprio a Torino, ci sia un convergere così intenso di figli o nipoti del ghetto appena emancipati che corrono a studiare, a vedere Tacito, non meno di Cicerone o Senofonte o Erodoto, a confrontare la storiografia greca con i primi passi della storiografia ebraica. Siccome in Piemonte questo periodo di transizione è più lungo che altrove, che sono lunghi gli anni che vanno dal 15 al 48, e i passaggi sono molto interessanti. Qua si vedono tra le righe, ma non si vedono con la stessa intensità di altre realtà piemontesi e poi anche torinesi. Il caso più clamoroso di questa
convergenza è quando esplode nella seconda metà dell'Ottocento e poi ancora dopo la fortuna enorme di Cuore di De Amicis e di più tardi di Pinocchio di Collodi, che diventeranno veri e propri best seller nelle scuole delle comunità dell'Otto e primo Novecento. Il Cuore di De Amicis, come sapete, ha anche al suo attivo una trascrizione in un libro che è ancora prima del Novecento un successo strepitoso in tutte le comunità ebraiche italiane, che è Cuore di Israele, scritto da Guglielmo Lattes, che se non vado errato era il fratello o il cugino di Dante Lattes. Un libro che entrerà nelle scuole ebraiche del Novecento italiano come la risposta ebraica al Cuore di Amicis. Queste sono un po' le cose, le impressioni esterne che il libro pone. Naturalmente poi ci sono tutte le parti che Rav Sonek aveva già con grande maestria illustrato in altri suoi precedenti lavori, e che sono, per chi abbia a cuore il territorio, il paesaggio, e tutti i risvolti locali che legano le usanze, le tradizioni, soprattutto le cadenze delle principali festività, alla presenza o all'assenza di un fiume vicino per poter compiere determinate cerimonie, la presenza o l'assenza di certi frutti per poter fare le benedizioni sui frutti della terra, che non possono essere a Fossano o a Cherasco o a Carmagnola altri se non il porro, la castagna, e non altri improbabili frutti che non fanno parte della produzione locale. E quindi c'è tutto questo risvolto locale un po' tra le righe, che consente di arrivare alla geografia piemontese attraverso alla topografia piemontese attraverso altre vie. E dunque venga, io auspico che con questa neonata collana l'archivio Terracini renda disponibili sempre più alti numeri di testi, si faccia promotore di edizione di testi, se sono dell'Ottocento è meglio, perché l'Ottocento ebraico italiano, non solo l'Ottocento ebraico piemontese, è terra completamente incognita, hic sunt leones, per tornare al latino di cui sopra, non si sa nulla, sappiamo tanto del Novecento. Uno dei limiti più grossi, secondo me, delle nostre conoscenze e storie del periodo, della condizione ebraica nel Novecento e soprattutto nel ventennio fascista, sta nel fatto che abbiamo una quantità impressionante di monografie e di studi su quel ventennio e su quel trentennio, prive totalmente di basi e di nozioni chiare sul percorso che precede. Se l'Ottocento è un contenitore ancora così vuoto di testi, ma non solo di testi di questo genere, ma di epistolari, di corrispondenze, di diari, di autobiografie quando incominciano ad arrivare, qui viene ricordata un'autobiografia che per altre ragioni mi è stata in passata molto cara, l'autobiografia di Marco Momigliano, le cui carte credo siano qui in archivio, che era partito da essere rabbino di piccole comunità di qua, e poi è stato, quando scriverà la sua autobiografia, era rabbino a Bologna, scriverà un esile di autobiografia che è la prima però di una serie di scritture di sé. Non sono molte, però fino a che il quadro delle nostre conoscenze sarà basato su ricostruzioni schematiche un po' astratte, senza la qualità e la quantità delle fonti, soprattutto le sinergie. Sarebbe opportuno che chi, come mi parla stasera, ha più competenze storiche e letterarie, si azzarda, si cimenti in queste cose con molta cautela, interagisse. Cioè, sarebbe bello che in futuro ci fosse in queste edizioni commentate una maggiore interazione tra la sapienza rabbinica e la sapienza della storia della cultura del tempo, ciascuno il suo. Gli storici lontani dalla tradizione hanno l'ambizione, la presunzione di entrare a gamba tesa nel mondo degli studi rabbinici, pretendendo di sapere e di conoscere cose che non sanno spesso.
e d'altra parte devo anche osservare con molta umiltà e con molta modestia, molto spesso dalla parte dei commenti e delle edizioni dei rabbini c'è un po' una scarsa conoscenza o una parziale conoscenza del mondo storico circostante, dei grandi eventi, delle trasformazioni che i fatti politici dell'Ottocento, l'Ottocento è per l'ebraismo italiano una rivoluzione, la vera cambiamento nella vita degli ebrei italiani è dopo l'emancipazione, non è come erroneamente si dice la Shoah ha dimensioni enormi, ma nella vita quotidiana, dopo lo statuto, dopo l'apertura dei ghetti, gli ebrei non sono più gli stessi di prima, questa trasformazione è anche la conseguenza del contesto generale. Grazie. Intanto grazie a tutti di aver dedicato del vostro tempo all'evento di oggi, fa piacere di vedere in particolare così numerosi. Le sollecitazioni che ho ricevuto questa sera sono molte, ho provato un po' a organizzare nel frattempo nella testa, e cercherò di soffermarmi soltanto sui punti fondamentali. Che cosa mi spinge a fare questo tipo di ricerche? Credo che sia questa la domanda essenziale alla quale sono chiamato a rispondere. Un primo punto riguarda proprio il problema della storiografia ebraica di cui il professor Cavaglione ha parlato, e cioè mi rendo conto che nella storiografia ebraica, in Italia in particolare, in Occidente diciamo così, prevale una linea di studio della vita delle comunità in rapporto al mondo esterno. Manca quasi totalmente una conoscenza della vita interna delle comunità e delle dinamiche attraverso le quali questa vita in un modo o nell'altro si è evoluta nel tempo. E credo che per la nostra coscienza, io bene o male devo fare anche i conti con il fatto che sono un rabbino e quindi mi pongo questo problema, il riflesso degli avvenimenti sulla coscienza delle persone, sia individuale che collettiva. E ritengo che in particolare in Piemonte, ma non solo, una storia di questo tipo debba ancora essere pressoché totalmente scritta. Sappiamo tutto delle leggi patenti che autorizzano gli ebrei in un certo periodo a risiedere in una certa città, ma non sappiamo praticamente niente di come e cosa avveniva all'interno del Beta Knesset di quella città, della sinagoga. E penso che da un certo punto di vista questo sia non meno interessante e non meno importante per comprendere noi stessi. Questo è il primo punto. Il secondo punto è il fascino senza dubbio dell'ebraismo piemontese, che mi ha sempre affascinato fin da giovane. Questo non ci ha, diciamo così, impedito di baruffare anche qualche volta, naturalmente. Ma non c'è dubbio che l'ebraismo piemontese è un ebraismo che va scoperto, ha una sua personalità profonda e va studiato, non c'è dubbio. Non ci sono tanti studi su questo argomento in generale. Due grandi pregi: la puntualità in tutti i sensi, soprattutto nel senso intellettuale, e la riservatezza di queste comunità, che secondo me fanno la loro grandezza. Ci sono altri ebraismi molto più altisonanti, ma secondo me la riservatezza degli ebrei piemontesi, secondo me, ha un significato particolare e merita assolutamente di essere studiata, di capire come questo mondo che è stato a contatto con tutta una serie di culture, non è adesso il momento di parlare del fatto che se apriamo per esempio il Machazon di Rosh Hashanah, che fra pochi giorni riutilizzeremo, scopriamo influenze di almeno 5 riti diversi nella nostra comunità, dà l'idea di un crogiolo, un piccolo kibbutz galiot, un piccolo crogiolo di vita spirituale estremamente intensa che va assolutamente riscoperta. Tanto più che è in corso una riscoperta dell'ebraismo piemontese a livello mondiale. Non abbiamo mai avuto come quest'anno tante visite e tante richieste. Solo Shabbat scorso abbiamo avuto qui ospiti 43
americani, guidati dal professor Shalom Zabar, che è uno dei massimi esperti di folklore e arte ebraica all'Università di Gerusalemme, che li ha accompagnati in una settimana di visite con lezioni, con conferenze, il che dimostra evidentemente quanto le nostre 16 sinagoghe sono interessanti non solo dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista di ciò che rappresentano. Non c'è dubbio, oggi c'è uno sguardo particolare all'Italia e soprattutto al Piemonte, che va assolutamente riscoperto. Per quale motivo? Perché l'Italia è considerata nel mondo ebraico la terra dei giusti compromessi, e in un mondo come il nostro, e non solo, che va verso gli estremismi da una parte e dall'altra, l'Italia è considerata un laboratorio di convivenza, nel senso più alto del termine. Il terzo elemento che interessa è il periodo storico. L'Ottocento è un periodo di transizione, è il laboratorio a sua volta di quello che verrà dopo. Anche qui noi conosciamo la storiografia dell'epoca precedente, non in particolare per quanto riguarda il Piemonte, ma in generale, che si focalizza in quel caso magari anche appunto sulla produzione rabbinica, eccetera. Mentre nel Novecento abbiamo, come abbiamo sentito, una ricchissima storiografia che si concentra invece sui rapporti esterni, quello che manca è il trade union. Il trade union è rappresentato dal periodo ottocentesco. L'Ottocento rappresenta il momento dell'emancipazione, come abbiamo effettivamente sentito, ed è un laboratorio che, ancorché risalga 200 anni fa, merita di essere studiato oggi per le ricadute che può avere di nuovo sulla nostra coscienza di ebrei piemontesi del XXI secolo. E credo che questi siano motivi sufficienti per motivare determinate scelte culturali che io ho portato avanti negli anni, non solo in quanto rabbino della comunità, ma proprio perché il rabbino della comunità ovviamente ha il dovere di studiare le fonti antiche della sua comunità, ma al di là di questo un interesse effettivamente genuino. Alessandria non è la prima comunità del Piemonte di cui mi occupo, sempre grazie soprattutto all'archivio Terracini, che è una miniera di fonti che attende ancora di essere studiata non solo in italiano ma anche in ebraico, e questo richiede evidentemente l'intervento di esperti anche dall'estero che possano eseguire questo lavoro al meglio. Abbiamo pubblicato su Vercelli, abbiamo pubblicato su Cuneo, il Calle Rosh, il Seder di Rosh Hashanah, il professor Cavaglione alludeva poc'anzi, con gli assaggi particolari delle tradizioni piemontesi. Esorto naturalmente a studiare questo testo in vista di Rosh Hashanah, che ci attende ormai fra pochi giorni. E cos'altro ancora? Abbiamo lavorato con Vercelli, sulla comunità di Vercelli, Mondovì, abbiamo pubblicato sempre attraverso l'archivio Terracini, la dedicata Fanna di Mondovì del 1897. Sono tutti testi provenienti dalle piccole comunità del Piemonte nell'arco dell'Ottocento. Questo è un po' il mio piccolo campo di interesse, se vogliamo, per quanto riguarda questi studi. Molto importante il discorso che Rabbi Pozzi faceva poc'anzi a proposito dell'istruzione e dell'educazione ebraica. Abbiamo qui dei testi che sono dei documenti di quella che era l'istruzione ebraica elementare nelle nostre comunità 200 anni fa. Non c'è dubbio. A me personalmente, qui magari esprimo un'idea un filo diversa rispetto a quella che abbiamo sentito da Rabbi Porto, io non mi spavento all'idea di tradurre questi testi non solo in senso linguistico, ma anche in senso culturale. Credo in definitiva che questo sia sempre avvenuto nel mondo ebraico, in qualsiasi epoca e in qualsiasi comunità. Tutto quello che si è fatto è traduzione delle fonti primarie. Mettere questi testi a disposizione del pubblico, sia pure attraverso un linguaggio semplificato, che non è quello delle fonti originali, personalmente non mi preoccupa e non mi spaventa. Pensate al lavoro che fa la Art School negli Stati Uniti, che ha pubblicato in inglese una
una caterna di testi di ogni genere, effettivamente. Non ci illudiamo di riuscire a fare in Italia un lavoro del genere, però rispetto a quelle che sono le nostre forze e a quelli che sono il numero dei nostri fruitori, che purtroppo la lingua italiana è poco parlata nel mondo, evidentemente a differenza di altre, io penso che si stia facendo oggi in Italia un lavoro di tutto rispetto. Rispetto a quando ero ragazzo io, che in italiano si poteva contare soltanto su un numero limitatissimo di piccole antologie, oggi in italiano c'è molto. Si può fare molto di più, ovviamente, perché lo faremo, ma è un lavoro che si sta portando avanti con grande dignità e con grande entusiasmo, effettivamente, rispetto a quelle che sono le forze disponibili. Per cui esorto senz'altro, non ho paura di concorrenti, in particolare di rivolgersi all'archivio Terracini, che in Italia è una delle fonti più notevoli relative al territorio nel quale è collocato e nel quale opera, giovani e meno giovani studiosi che vogliono affrontare testi, che vogliono continuare a aiutare questo tipo di studio, questo tipo di ricerca, senz'altro prendete contatto con l'archivio Terracini per questo tipo di lavoro. Saremo soltanto felici di poter magari un giorno creare una squadra, e qui credo che lascio la parola a questo punto alla nostra Presidente. Direi che migliore pubblicità non potete farci, nessuno crede che l'archivio sia importante, è evidente che ci siano dei documenti importanti, è evidente, vorrei ringraziare come sempre Chiara Pilocane che è qua con noi, perché la nostra responsabile dell'archivio, senza la quale non troveremmo e non archiveremmo nulla. Quello che dici mi fa venire in mente due cose. Uno, che forse potremmo fare anche precedere un abstract in inglese alle nostre pubblicazioni, da pubblicare sul sito anche, in modo che dall'estero si rendano conto di che cosa abbiamo in italiano, e poi forse promuovere una pubblicazione a un certo punto riassuntiva in inglese, un po' divulgativa per l'estero di quello che succede qua. Potrebbe essere un lavoro per di divulgazione di studi già fatti, ma la lunga lista di pubblicazioni fatte sui testi dell'archivio Terracini potrebbero essere una buona base per divulgare all'estero quello che abbiamo. Abbiamo lo spazio per un paio di domande, se volete. Che ore sono? 25, abbiamo 5 minuti per domande. Voi vedete, ma sapete che io ci tengo all'ora di fine lavori. Qualcuno? Sì, prego. Se questo libro sia definibile libro di Alakhat al-Mubit, perché a me sembra che sia più libro di Alakhat Neunga, nel senso, la differenza tra le due è che non è una codificazione di Alakhat con le cui fonti sono basate su fonti talmudiche, così basata su ciò che si fa nell'epoca corrente, prende degli esempi. Ad esempio, il libro parla del Tanit Bekolot, il Tanit Bekolot non solo nel Talmud, si trova in Masechet Sofrim, che è una fonte posteriore a quella della chiusura del Talmud. Si parla della notte di Ganoshara Rabba o della notte di Shavuot, ma questi due eventi non sono basati sul Talmud, sono bensì basati su fonti che definisco neocabalistiche. Ad esempio, il Shmuel David Uzzato aveva estremamente criticato coloro che stavano svegli tutta la notte di Ganoshara Rabba, perché la considerava una non qualcosa di bello, ma qualcosa che rovina la festa, stare lì tutta la notte svegli. Quindi la prima cosa che mi chiedo è se non è più utile che questi rabbini scrivessero cose basate esclusivamente sulla raccolta talmudica, e mi chiedo anche perché oggi non si possa, e a me sembra che sia veramente ignorato, il Mishneh Torah della Rambam dovrebbe ricevere molta più attenzione, perché secondo
non solo secondo me, secondo varie persone, questo è il libro che nella maniera migliore tra tutti i libri di Galatra ha sintetizzato, codificato l'intera realtà musica. Perché è vero che magari per queste piccole comunità la diaspora è quello che conta di più, la cosa che c'è mai, il forcio qua, le feste, la vita quotidiana, ma fra poco, io credo che fra poco avremo bisogno anche di foto petamentaci, di foto Zeraim, un po' da Rot, e questi temi sono stati affrontati quasi solo dal Rambam della Raka su K. Bene, direi che quello di cui si diceva prima è risposta, diciamo una risposta complicata, magari avete una serie idea anche più adatta stasera a tavola per continuare. Ci sono altre domande? Allora devo rispondere a mio figlio. Il testo che abbiamo qui sotto gli occhi è un testo destinato alla scuola e quindi una eccessiva, diciamo così, profondità filologica probabilmente non era nella mente dell'autore. Non perché non sarebbe stato in grado di produrre un testo come quello di cui tu parli, ma perché il suo scopo era quello di fornire evidentemente l'idea di un ebraismo, una Yadut Neuga, come dici tu, cioè un ebraismo vissuto, e non semplicemente un ebraismo passato al vaglio delle fonti. Questo penso che sia il motivo. Il Rambam è citato alcune volte nel testo, è citato, devi tener conto, a proposito di quello che hai detto alla fine, cioè delle halachot relative al Beit HaMikdash, cose di questo genere, che già lo Shulchan Aruch, non ne parla. Questo evidentemente ha un motivo, ha un significato. Non nego, anzi mi auguro, mi associo al tuo auspicio, che presto questi argomenti tornino, diciamo così, di attualità. Nello stesso tempo bisogna anche considerare il tempo e il luogo e lo scopo per lo quale evidentemente questo testo è stato scritto. Non ti nascondo, e lo sai benissimo, che uno dei motivi che mi ha portato a pubblicare questo testo è proprio l'accenno alle fonti cabalistiche. Con buona pace di Shemuel David Luzzatto, che tu hai citato, la Kabbalah è stata parte integrante della cultura ebraica italiana fino al suo tempo, e in particolare in Piemonte. Nonostante quello che si dice oggi si giura e si spergiura che l'ebraismo piemontese è privo di riferimenti alla Kabbalah, in realtà non è vero. Ancora oggi nel nostro Beit HaKnesset abbiamo degli usi cabalistici inequivocabili. Per esempio, la lettura dei salmi al termine di Arvit della sera di Kippur, preceduta da un Yehi Ratzon cabalistico, o il Tikkun Chatzot di giorno di Shavuot, al mezzogiorno solare, alle 1:30, con testi scritti in gran parte da Rabbi Moshe Zacuto, che nel 1600 è stato il grande divulgatore della Kabbalah in Italia, e con questo approfitto anche per introdurre il corso che a Dio piacendo cominciamo la prossima settimana, che sarà sulla figura di Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, se Dio vuole. Figura molto contestata, ma come si dice, inevitabile. È una figura che vissuto in Italia noi dobbiamo assolutamente conoscere. Un Luzzatto molto diverso da quello che c'è David Luzzatto, assai più conosciuto, e che tu hai citato. E ritengo che l'abbandono di questi usi negli ultimi 200 anni, usi che sono testimoniati ancora in questo libretto, sia l'effetto e la causa allo stesso tempo di un abbandono della tradizione evidente nel mondo ebraico piemontese degli ultimi decenni, che secondo me, questa è la mia personale opinione, ma può essere diversa da quella di altri, merita di essere quantomeno studiato e conosciuto. Io personalmente sono dell'idea che la Kabbalah sia una delle anime dell'ebraismo, nonostante quello che possono pensare altri, dà un significato profondo
ai testi e a determinate prassi, e l'abbandono di questo, diciamo, questo terreno, sia pure con i motivi più giustificati sotto il profilo storico, ha portato a un abbandono della tradizione in quanto tale. Io credo che l'ebraismo dovunque possa essere portato avanti soltanto potenziando le scuole. Le scuole non soltanto come istituzione, potenziando la qualità e la quantità dell'insegnamento nelle scuole. Fare ebraismo per un'ora o due alla settimana, come succede da noi, è abbastanza ridicolo. Mi rendo conto che è meglio di niente, ma non si può sempre ragionare sul meglio di niente. C'è il meglio di niente che a un certo punto diventa niente a sua volta. Per cui bisogna a un certo punto lavorare molto da questo punto di vista. Credo che questo sia, e su questo penso siamo d'accordo tutti, l'insegnamento è essenziale che a distanza di 200 anni il Rav Amar ci dà. L'importanza della scuola, l'importanza degli insegnamenti della Torah. Altrimenti non avremo una nuova generazione. Dovremmo lavorare molto da questo punto di vista. È un problema di dolore lancinante, è un problema di molte famiglie. E a un certo punto va non solo denunciato, ma va affrontato questo argomento. E la pubblicazione di questo testo, al di là dell'interesse storico, filologico che può rappresentare, vuole anche, nella mia idea, essere uno stimolo alla ripresa degli studi ebraici seriamente nelle nostre comunità. Grazie. Grazie ai presentatori, grazie a Valsonek, vi è finito il lavoro, ci vediamo, non abbiamo ancora fatto il calendario dei prossimi incontri dell'archivio, aspettiamo che finiscano le feste e poi inizieremo l'anno nuovo.